Ben ritrovati per l'appuntamento settimanale con la parola della domenica. Siamo arrivati alla 32esima domenica dell'anno liturgico, sempre il Vangelo di Luca che ci accompagna. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita eterna e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Una volta, quando mi capitava di commentare questa pagina del Vangelo, sentivo come una forma di fastidio. Ma come, Signore? Il matrimonio. Cosa c'è di più sacro dell'amore che unisce un uomo e una donna, che fanno i figli, della famiglia? Cosa c'è di più bello? E tu mi dici, così, quasi con leggerezza, che c'è qualcos'altro di più importante. Ma cosa c'è di più importante della famiglia, della coppia, del matrimonio? Cosa c'è di così importante? Una volta pensavo così, e così pensano moltissime, normalissime famiglie, persone sposate che dicono: ma come? Tu, Signore, non mi permetterai che alla mia morte non possa più rivedere il mio marito o la mia moglie? Ci siamo amati, ci siamo aiutati, ci siamo anche sopportati. E perché non potremo rivederci in eterno? Perché, Signore, questa durezza? Non vorrei mica che nel cielo ci sia il completo anonimato. Questo pensavo una volta. Poi ho scoperto qualcosa di meraviglioso. Questa è una delle pagine più belle e più attuali del Vangelo, perché mi dice solo questo: guarda, e dice Gesù, in cielo non ci sono i timbri, i registri, non ci sono le pubblicazioni matrimoniali, non ci sono le firme, non ci sono tutte quelle cose di carattere curiale. In cielo c'è solo l'amore, l'amore vero, l'amore di un uomo e una donna che si sono così amati e sopportati per tutta una vita, che hanno cercato il meglio, che hanno vissuto momenti difficili e momenti belli, che hanno avuto tanta pazienza. Questi sono in cielo. Non vorrei mica che questo venga dimenticato, ma non c'entra niente il timbro di partenza, non c'entra niente quell'atto, no, costitutivo di carattere curiale. C'entra l'amore. E quando andremo in cielo ci sarà solo l'amore. Ecco, dice Gesù, c'è una donna, mettiamo che ci sia una povera donna la quale ha sposato l'uomo sbagliato, magari perché non se l'è scelta lei, perché è stata quasi costretta a sposare questo uomo, un uomo magari violento, magari un uomo che non l'ha mai aiutata, ha fatto solo i figli, un uomo magari ubriacone che tornava a casa la sera e continuava a angariarla con le sue pazzie. Questo uomo che ha fatto l'inferno di questa donna, un giorno muore.
un giorno muore. Finalmente, questa donna dice, finalmente è morto, adesso posso vivere in pace. Non lo dice pubblicamente, lo dice nel segreto del suo cuore, nessuno lo sa, ma è così. Tutti quanti sappiamo che è così. Finalmente può gustarsi, no, il gusto della vita. Però muore anche lei. E volete che in cielo questa povera donna si ritrovi il marito? Perché? Perché ha firmato un giorno, perché c'è un atto della Chiesa. Ciò che scioglierai della terra sarà sciolto in cielo, ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo. Per questo motivo no. Gesù dice no, quella donna, quell'uomo lì, o lo vede con altri occhi o non lo vede mai più. Questo, se era amore, va al di là. Un amore vero, non è obbligatorio che sia tra un uomo e una donna, può essere anche tra un uomo e un uomo, ma un amore vero, rispettoso tra una donna e una donna, un amore che sia capace di castità, di fedeltà, di autenticità, di verità. Questo amore viene chiesto a tutti, a tutti. L'amore segreto, tante volte quante coppie, quanto amore segreto, che solo in cielo. Vi ricordate il vecchio Dante, la storia di Paolo e Francesca? Se fosse venuto al mondo oggi, Dante avrebbe messo questa coppia non all'inferno, ma in purgatorio almeno. No, le avrebbe dato la forza perché era solamente un amore prigioniero delle regole terribili del tempo. Quante sorprese ci sono in cielo, quante scelte sbagliate in questa terra che trovano così una soluzione in cielo. Quante cose che erano rimaste lì, nascoste, e che possono finalmente trovare in cielo così la festa più grande. Quindi questa pagina non è una pagina che così che toglie il sorriso agli sposi, ma moltiplica il sorriso all'amore, ma quello vero. Buona domenica a tutti.